Bentrovati alle TG Med Sport, bentrovato Salvatore Geraci, opinionista del Corriere dello Sport. Ciao Salvatore. Ciao Luca, un saluto a tutti i telespettatori. Diciamo subito, l'abbiamo avuto ospite in diretta telefonica lunedì a Rosennero, ma quell'intervista chiaramente è stata un'intervista tarata su temi un po' più di attualità. Però vi invitiamo, Salvatore, a leggere le colonne del Corriere dello Sport, perché Sorrentino ha parlato tanto ancora di nuovo con te. Sì, è bellissima questa storia della dinastia Sorrentino, una famiglia straordinaria. Tutti direbbero due portieri, papà e figlio, ma in effetti la storia, la sintetizzo ovviamente, è molto più singolare perché Stefano voleva fare l'attaccante e giocò in una squadra che si chiamava Gigi Riva, guarda caso, e papà gli regalò, papà il portiere del Catania, gli regalò invece una maglia firmata da Maradona, se l'era fatta dare da Maradona dopo una partita, perché sapeva che suo figlio voleva fare il centravanti. Il centravanti poi per caso diventa portiere. Mentre c'è un altro figlio, Ivano, che è nato nella Juventus come attaccante, ma che in effetti faceva il portiere da ragazzino. Quindi immaginate un pochettino quante storie ci sono dietro a un'apparente semplicità o alla semplificazione di ogni giorno. Parliamo proprio di attaccanti perché non solo ascolteremo le parole di Abel Hernandez, ma anche quelle di Matteo Mancosu nel Trapani, convinto che il Trapani insomma possa riprendersi. Andiamo con ordine, intanto perché buon compleanno ad Armin Bacinovic, ve lo diciamo anche perché di fatto con la squalifica di Bolzoni, Iachini pensa a Bacinovic o Engui per la sua sostituzione, visto che arriva il Varese alle 15. Invece non ci sono dubbi per l'impiego di Pisano sulla destra al posto di Morganella, squalificato per 2 giornate. Ha parlato Hernandez e lo ha fatto ovviamente da capocannoniere. Sentite però cosa dice. La cosa importante è portare Palermo in Serie A. Poi si faccio il cannoniere nel campionato, meglio ancora, ma la cosa importante è vincere. Il mio obiettivo è fare meglio di tutti gli anni passati. Quindi già ho uguagliato, speriamo di continuare così e di fare i più gol possibili, dai. Avevo l'illusione di giocare in nazionale, poi non ho giocato, quindi vuol dire che devo fare ancora meglio qua. E quello è stato il mio obiettivo, scendere in campo, dare il massimo, e aiutare i miei compagni e far bene per poter giocare pure in nazionale. So che se faccio bene qua a Palermo giocherò in nazionale, al di là che ho 2 grandi attaccanti davanti a me, ma la cosa importante è fare bene qua. Ho fatto 7 gol in questo che va di campionato, ma ho sbagliato tanti, quindi è un rammarico che ho, quindi devo migliorare tanto ancora, ho tanto da dare e spero di mostrarlo in queste partite. Belotti è un animale, lo ha dimostrato, un grandissimo giocatore, quindi è un animale, sì. Quindi per noi avere un giocatore del genere come lui è importante. E sappiamo, speriamo che continui così e farà molta strada. Siamo consapevoli che abbiamo grande possibilità di vincere il campionato, quindi dobbiamo continuare così. Sono cresciuto tanto, mi sa che quest'ultimo infortunio è stato molto importante per me. Adesso mi rendo conto che non mi devo accontentare. Forse nei primi anni facevo una partita bene, già alla prossima partita già mi accontentavo e non facevo tanto bene. Adesso ho fame, voglio fare tanti gol e dare un contributo alla squadra, quindi è questo che è cambiato. Va bene tutto, i gol devono essere utili e ho soprattutto tanta fame. Ma sai, Hernandez quando parla uno deve dire, ma speriamo che sia la volta buona, che sia vero e che sia tutto, perché lui ha purtroppo dei precedenti che non ci fanno stare tranquilli, però il ragazzo mi sembra più maturo, mi sembra cresciuto, non ha più parlato in certi toni e in certe maniere della necessità di voler andare o in Serie A o comunque in una squadra che abbia ambizioni superiori a quelle che attualmente ha il Palermo. Ha fatto 7 gol, è importantissimo averlo in squadra, come è importante avere Dybala, come è importante avere gli altri 2 giovani, cioè Verre e Belotti. Per fortuna le gioie del Palermo sono diventate da 2 a 4, insomma. A proposito di attaccanti, visto che dicevamo di Hernandez, parliamo di Mancosu, grande protagonista nel Trapani nella prima parte di stagione, continua a esserlo di fatto, visto le nefandezze arbitrali in Champions di questo turno. Vi ricordiamo che insomma Mancosu è stato anche protagonista di un rigore non dato contro lo Spezia. Ascoltiamo Mancosu. Manca prendere 3 punti e basta, credo, perché le stiamo provando tutte. Siamo arrivati a un quarto di campionato, credo che
prestazioni belle ne abbiamo fatto, forse non credo di ricordarmi qualche partita sbagliata, forse Pescara un po' sottotono e Modena nel primo tempo, ma le altre credo che siano state tutte positive, quindi niente, continuiamo a lavorare e a cercare di prendere questa vittoria che prima o poi arriverà. Sì, gli scorsi sabati forse anche in maniera più clamorosa. Quello di sabato magari era un contatto, interpretazione dell'arbitro, può darlo o non può darlo, purtroppo è un periodo che ci danno tutti contro, però sicuramente quello di Siena o altri sono stati molto più eclatanti, però non ci dobbiamo appigliare a queste cose, dobbiamo continuare a lavorare perché si dice che in un campionato le cose positive e negative vengono a pareggiare, quindi siamo fiduciosi. Sì, io, cioè, tu hai subito un fatto, no? Sì, io ho chiesto all'arbitro spiegazioni. Mi ha detto che la palla è arrivata a un mio compagno che aveva l'opportunità di far gol non a porta vuota ma solo con un difensore davanti, quindi ha ritenuto il vantaggio, ha creduto che fosse un'azione importante senza bisogno di essere fermata. Credo che sia il nostro mestiere, i gol si fanno, si sbagliano. Mi sono capitati parecchi, però se avessi fatto tutti i gol che mi sono capitati non sarei qua, credo. Sarei in un'altra categoria. Quindi. Beh, la vittoria manca, è una cosa che anche a Trapani non si nascondono neanche più dietro un dito, perché insomma non perdono più, però spareggiano soltanto, qualche problema arbitrale, in fondo insomma serve riscattarsi, si può fare subito col Bari. I problemi arbitrali per ora piangono tutti, se ti giri un po' dovunque ti giri dalla Juventus in giù qualcuno ha sempre qualcosa da ridire, mentre il Palermo, devo dire la verità, che quest'anno è stato trattato con imparzialità, finalmente insomma vediamo una situazione piuttosto decente per quanto ci riguarda. E il Trapani quello che dici tu, guarda, è sottile ed è autentico. Tutti dicono no, vabbè, non c'entra la vittoria, noi dobbiamo salvarci, questo qui, e poi il Catania cambia l'allenatore. No, ma noi dobbiamo salvarci, e poi fanno fuori l'allenatore e 7 giocatori. E invece nel Trapani resistono, ma resistono fino a quando? Perché l'inquinamento poi nasce quando tu continui e perseveri nel fatto che non riesci più ad essere quello di prima. È un campionato nuovo, il Trapani lo sta affrontando bene, ma che arrivi presto una nuova vittoria per far dire al Trapani ci siamo e questa è la strada giusta. Apriamo una finestra sulla pallavolo con il campionato di B2 femminile, con l'esordio vittorioso per 3-0 a vittoria per l'Andros Palermo, con ovviamente adesso la possibilità di poter avere 10 giorni a disposizione, visto che c'è il turno di riposo, per oliare ancora meglio i meccanismi e recuperare magari qualche giocatrice infortunata. Allora abbiamo parlato insieme a Melania Blunda, capitano dell'Andros Palermo, e al tecnico Giancarlo Cacca. Personalmente mi posso reputare molto soddisfatta di come abbiamo iniziato questo campionato. Il detto dice che ben comincia a metà dell'opera, quindi speriamo che sia stato, diciamo, un punto di partenza positivo per poter far sempre meglio. Ci vuole tempo per creare dei meccanismi di gioco potenzialmente positivi per il proseguimento del campionato, quindi si devono andare a creare delle sinergie fra attaccanti e palleggiatore soprattutto. Tra l'altro ci sono state delle nostre compagne che momentaneamente non sono state disponibili da parte del coach per dei problemi fisici, quindi aspettiamo anche il loro rientro per poter aumentare le sinergie. Le indicazioni sono poche, anche perché abbiamo incontrato una squadra che sicuramente troverà grosse difficoltà durante questo campionato nazionale. Però insomma, le nostre cose positive sono state sicuramente il servizio, che è stato veramente molto proficuo. Alla fine i punti sono stati 16 in battuta e comunque abbiamo battuto molto bene. Bene anche il muro, nonostante il loro attacco non era comunque un attacco irresistibile, comunque il nostro muro era sempre puntuale, preciso, 9 punti a muro, quindi comunque un dato importante. Quest'anno saranno 4 i turni di riposo. Fortunatamente, fra virgolette, riposiamo con un'altra squadra di Serie B, che è il Santo Stefano, la Noma Volley del Santo Stefano. Quindi vi invitiamo sabato alle 17 a venire a vedere questa amichevole col Noma Volley. Vi aspettiamo sabato al Paladon Bosco alle 17.
Beh, la realtà, insomma, bisogna anche cominciare a vedere gli altri sport che ci sono in città, anche se l'eccellenza paradossalmente rimane sempre il calcio col Palermo, però insomma, una serie nazionale è pur sempre una serie nazionale. Sì, è vero, però stendiamo un velo pietoso su quello che è rimasto a Palermo di sport e di iniziative, perché ora che non c'è neppure il tennis, insomma, non si ride proprio per niente. Quindi cerchiamo veramente di costruire qualche realtà, cerchiamo di capire come si possa fare, tra l'altro. Ringraziamo Salvatore Geraci, ti leggiamo sul Corriere dello Sport. Salvatore. Grazie a voi, gentilissimo. Noi ci vediamo ovviamente nelle prossime edizioni. Grazie e arrivederci. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com.